Sono momenti importanti che, nella tradizione della Forza Armata, rappresentano un passaggio che non è indolore sia nei confronti di chi lascia, che ha già dato tanto di se stesso, sia nei confronti di chi assume una responsabilità, soprattutto perché è la prima responsabilità di comando che si assume nell'ambito della nostra carriera. Sono sicuro che il comandante. Entrante saprà ben continuare il nobilissimo lavoro già svolto dal comandante Pellegrino. Il comandante Connella ha una sua specializzazione proprio in termini di tecnica portuale, saprà ben mettere a frutto l'esperienza maturata a Monfalcone anche per ulteriormente definire il lavoro già cominciato dal suo predecessore nell'interesse di questa importantissima collettività. È un incarico che mi dà onore, così come ho detto nel corso del mio insediamento durante la, la cerimonia, e consentitemi prima di fare qualsiasi battuta di portare un saluto a questa collettività, alla collettività locale che eh, avrò l'onore di... Conoscere con il proseguo del tempo sicuramente avremo modo di affrontare insieme qualsiasi tipo di tematica volta per lo sviluppo del porto, così come richiesto dal signor Sindaco, ma anche di tutte le attività che sono legate al mare e per il mare che si sviluppano lungo l'intero litorale che ho l'onere e l'onore di dover comandare. In un momento in cui il Paese sta veramente soffrendo. E lo sentiamo, è la cronaca di tutti i giorni quella che insomma, eh, sta attagliando questo, questo momento storico. Il paese deve fare sistema, sistema per superare questo momento. E il sistema lo devono iniziare a fare proprio le istituzioni. Noi, istituzioni, noi che vestiamo la difesa, noi militari, non possiamo non collaborare. No, io giungo qui a Pozzuoli con i migliori sentimenti di apertura a qualsiasi tipo di dialogo con qualsiasi istituzione ma anche con qualsiasi privato per sviluppare con una, in ogni forma di legalità tutte le iniziative che mi saranno proposte.